Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. In primo piano la nuova Pescara, 10 milioni di euro per 10 anni volti alla nascita proprio della nuova Pescara. I senatori D'Alfonso, Pagano e Bagnai chiedono di disporre nel sostegni ter l'aumento dei finanziamenti del MEF per la fusione dei comuni. Giuseppe Dintino. 10 milioni di euro all'anno dal Ministero dell'Economia fino alla fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. I senatori abruzzesi D'Alfonso, Pagano e Bagnai, rispettivamente del PD, di Forza Italia e della Lega, chiedono a colpi di emendamenti che la norma venga inserita nel decreto Sostegni Ter, che dovrebbe essere definito la prossima settimana. Il MEF già dispone un finanziamento di 2 milioni l'anno per la fusione dei piccoli comuni. I senatori chiedono di aumentare il tesoro volto alla nascita della città, che conterrà circa 250.000 abitanti, denaro che sarà necessario ad esperti professionisti esterni per l'unificazione dei servizi delle tre città, dalla raccolta dei rifiuti alla riscossione dei tributi fino all'unificazione delle polizie locali. Del parto della nuova Pescara, ostetrico potrebbe essere un commissario ad hoc, che finora però non è stato nominato. Secondo gli emendamenti, a firma dei tre senatori abruzzesi, il finanziamento plurimilionario con cadenza annuale potrà durare per un massimo di 10 anni, ben al di là quindi del limite del 2024 fissato per la fusione. Nel 2014 infatti c'era stato il referendum, vinse il sì con il 64%. 4 anni dopo il Consiglio regionale approvò all'unanimità la legge che stabiliva modi e tempi della fusione, che dovrà avvenire entro il 2023. I tre sindaci potranno decidere un'unica volta di prorogare di un anno la data di scadenza. La nuova Pescara sarà divisa in municipalità, come avviene ad esempio a Roma. Questo per garantire una sorta di autodeterminazione dei territori e soprattutto per salvare il ruolo degli amministratori. Non è ancora deciso però quanti saranno i municipi, se 3 o più. Intanto si placa la polemica di quando una delegazione abruzzese portò la fusione sul tavolo della ministra Lamorgese in un incontro del 16 febbraio scorso organizzato da D'Alfonso. In quell'occasione non era stato invitato alcun rappresentante dei due comuni cosiddetti minori, con grande offesa dei presidenti dei rispettivi consigli comunali. Giovedì scorso il senatore PD è tornato a Roma, ha incontrato il sottosegretario Garofoli, questa volta per par condicio ha portato con sé il sindaco di Spoltore di Lorito e il vice sindaco di Montesilvano Cilli. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle criticano la Giunta Marsiglio per la costruzione dei nuovi ospedali di Lanciano, Vasto ed Avezzano, parlando di propaganda della Giunta Marsiglio. Il servizio di Paolo Renzetti. Non si faccia propaganda sulla sanità pubblica e sui nuovi ospedali di Lanciano, Vasto ed Avezzano. È chiara e forte la richiesta del Movimento 5 Stelle, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa nella sede della regione a Pescara, a cui hanno preso parte il capogruppo in consiglio regionale Sara Marcozzi e i consiglieri Pietro Smargiassi, Giorgio Fedele e Francesco Taglieri. Sono passate alcune settimane, hanno detto i pentastellati, dalla conferenza con cui il presidente Marsiglio e l'assessore alla sanità Nicoletta Veri avevano annunciato in pompa magna la costruzione di 3 nuovi ospedali. È diventata una consuetudine per la Giunta Marsiglio, che dal giorno dell'insediamento promette nuove strutture con progetti presentati a ripetizione e riproposti alla bisogna, parlare di come utilizzerà i fondi messi a disposizione dal governo ancor prima di aver messo in campo tutto quanto necessario per reperirli. A noi sembra l'ennesimo annuncio di propaganda ai quali ci hanno abituato ormai il presidente Marsiglio e l'assessore Veri, perché ci danno addirittura una data in cui consegneranno gli ospedali ai cittadini, cioè il 2026, ma non ci hanno ancora dato la data in cui consegneranno la rete ospedaliera al Ministero, che è un atto propedeutico proprio per autorizzare anche questi ospedali. Dunque ci sembra evidente che tutti gli atti, gli unici atti che questa giunta riesca a produrre, siano degli annunci di propaganda, perché questi ospedali necessitano appunto di una trafila burocratica che è appunto l'esame, la disamina e l'approvazione della nuova rete ospedaliera da parte del Ministero, e poi necessitano di fondi. Altro dubbio che ci è sorto è il fatto che, nonostante si sia sempre detto che ci siano 400 milioni di euro sul fondo nazionale
nazionale per l'edilizia sanitaria destinati agli ospedali abruzzesi, in realtà a oggi di disponibilità di cassa sembrerebbero esserci solo 140 circa milioni di euro, per cui l'assessore Verì e il presidente Marsilio dovrebbero chiarirci come intendono realmente realizzare questi ospedali e per quale motivo non sia stato ancora fatto nulla, diciamo, nessun atto formale se non conferenze stampa con slide di propaganda. Va riconosciuto il valore aziendale, l'indennizzo degli investimenti ai concessionari uscenti. Solo in questo modo si potranno tutelare realmente le imprese storiche e familiari che contraddistinguono l'offerta balneare della costa abruzzese. A dirlo l'assessore regionale con delega al demanio marittimo Nicola Campitelli. Il Consiglio di Stato ha accelerato la necessità di assegnare le concessioni demaniali attraverso gare. Proprio per questa ragione è quanto mai necessario vigilare sull'adeguato indennizzo da riconoscere ai balneatori mediante l'ammortamento e la valorizzazione dell'esperienza professionale senza vanificare gli enormi sacrifici delle famiglie dei nostri balneatori che per anni hanno garantito la migliore accoglienza turistica facendo crescere il nostro Abruzzo. Queste, chiude l'assessore, sono le nostre posizioni che porteremo avanti nel confronto con tutte le istituzioni centrali in sede di approvazione dell'emendamento al DDL concorrenza presentato dal governo per la riforma del demanio marittimo. Proseguiamo con il nostro telegiornale. I consiglieri comunali di centrosinistra di Pescara denunciano l'abbandono delle periferie da parte della giunta Masci. Disattese le promesse fatte, sostengono i consiglieri in campagna elettorale. Situazione di degrado soprattutto a Fontanelle in via Caduti per servizio. Vediamo. Gian Pietro, oggi tornate a parlare delle periferie di Pescara, denunciate lo stato di abbandono, ci sono anche dei locali comunali che potrebbero essere assegnati, utilizzati dalle associazioni e che invece sono deserti. E qui siamo a Fontanelle, ma il discorso riguarda un po' le varie periferie cittadine. Purtroppo non sono così deserti questi locali, purtroppo, perché in realtà ci denunciano i residenti che qui è invece un luogo di spaccio, di degrado, molto spesso è molto pieno di queste persone, quindi è un peccato perché a pochi passi dal murale di Milo che ha dato anche una nuova luce, o meglio ha provato a dare una nuova luce a una zona periferica della città, appunto c'è questo locale che non è stato assegnato e che quindi è oggetto di degrado e crea anche insicurezza nel resto del quartiere. Purtroppo è un segnale allarmante di rassegnazione la parte del comune che non ci piace, la giunta Masci è assente, c'è il degrado in queste che sono case comunali, vediamo che non c'è neanche la cura del minimo indispensabile, c'è una fogna quasi a cielo aperto che è qui a pochi passi da noi, ma c'è anche dell'altro perché diciamo che in questa zona da tempo c'è l'esigenza di metterci nuova linfa che le associazioni possono dare, queste associazioni sono anche rese disponibili a dare una mano, ma occorre che il comune sia recettivo di fronte a queste esigenze. E poi c'è il tema fondamentale che diciamo della farmacia, della nuova farmacia, da tempo i residenti hanno chiesto che qui ci sia la farmacia, che è un diritto civile avere almeno un servizio come la farmacia, purtroppo gli interpelli da parte della regione sono andati a vuoto, a questo punto non ci si può neanche qui rassegnare, occorre invece migliorare l'offerta, ad esempio dicendo che il comune può mettere gli immobili a disposizione, oppure diciamo, valutiamo se è possibile che sia il comune ad aprire una farmacia comunale, perché qui ce n'è bisogno ed evidentemente se l'interpello continua ad andare a vuoto non ci si può rassegnare ma occorre agire. Voltiamo pagina, un punto pace per condannare la guerra in Ucraina e lanciare un messaggio di speranza alle popolazioni colpite dai missili e dai bombardamenti russi. Avezzano scende in piazza domenica 6 marzo alle ore 15 con una manifestazione che riunirà in piazza Risorgimento cittadini, autorità e il mondo dell'associazionismo locale. Vediamo. Un'emergenza umanitaria, un'emergenza che in qualche modo sta calpestando di nuovo i fragili, gli indifesi, un esodo mai visto nei tempi recenti a livello europeo, tanti profughi che dall'Ucraina stanno giungendo già in Italia, ma anche in Abruzzo. Questa domenica si terrà una grande manifestazione di piazza con un unico messaggio: stop al conflitto, siamo tutti per la pace. Sarò presente con alcuni rappresentanti della Tavola della Pace, con diversi fedeli anche delle nostre comunità parrocchiali. Saremo presenti come chiesa locale per esprimere la nostra vicinanza al popolo ucraino che sta vivendo davvero giorni terribili, giorni tragici, giorni drammatici. Anche
anche il Santo Padre, Papa Francesco, ha teso più di una mano. Oltre alle preghiere e ai digiuni, siringhe, cerotti, disinfettanti e altro, come riferisce Vatican News, portale Vaticano. Nel suo appello del mercoledì delle ceneri ha esortato ad implorare da Dio quella pace che gli uomini da soli non riescono a costruire. Ascoltare la preghiera di coloro che soffrono e fuggono sotto il frastuono delle armi. Nel frattempo, le prime famiglie e i primi bambini ucraini sono già arrivati anche nella Marsica, accolti dalle comunità locali. Già nel pomeriggio farò visita ad una famiglia fuggita dalla guerra che ha trovato riparo qui nella Marsica. Papà e mamma che sono fuggiti dalla loro terra, hanno lasciato le loro case, i loro affetti, le loro cose, proprio per soprattutto mettere al riparo i propri figli. Come chiesa locale abbiamo anche dato la nostra disponibilità a mettere a disposizione un po' le nostre strutture per accogliere i profughi che certamente arriveranno numerosi nei prossimi giorni. Sono convinto che il popolo della Marsica, popolo buono, accogliente, saprà accogliere nel migliore dei modi questi nostri fratelli facendoli davvero sentire a casa. Anche Coldiretti si mobilita per la popolazione dell'Ucraina, dando il via alla spesa sospesa, che vedrà poi la consegna dei beni di prima necessità raccolti alla popolazione del paese in guerra. Vediamo. Al via la spesa sospesa di Coldiretti Abruzzo per l'Ucraina. Da oggi c'è infatti la possibilità per tutti i cittadini abruzzesi di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini dei vari capoluoghi di provincia. Prodotti poi da inviare ai civili del paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in queste ore nel nostro paese. L'iniziativa di Coldiretti è stata presentata questa mattina. L'iniziativa di spesa sospesa è un'iniziativa di Coldiretti che sta avviando oggi proprio per portare in dono alla popolazione ucraina i beni alimentari di prima necessità. E siamo qui nei mercati di Campagna Amica di Pescara, ma si sta svolgendo anche in tutti i mercati di Campagna Amica d'Abruzzo, quindi anche a Chieti e a Teramo. Quali sono i prodotti, insomma, che i cittadini possono poi devolvere per beneficenza? Diciamo tutti i prodotti confezionati e che abbiano una lunga scadenza. Capito, l'augurio, insomma, la speranza è che questa iniziativa possa durare ma che finisca al più presto la guerra. Sì, esatto, perché oggi come oggi non facciamo fatica anche a pensare che ci sia una guerra in atto, però c'è e cerchiamo di fare del nostro meglio per poter aiutare chi ha bisogno. De noi oggi diamo il via alla spesa sospesa, ma è, diciamo, solo l'inizio di una serie di iniziative che noi vorremmo fare come Coldiretti e Campagna Amica per diciamo, aiutare le popolazioni dell'Ucraina che stanno soffrendo questo periodo davvero drammatico. Inizieremo, daremo il via poi anche ad altre iniziative, intanto vorremmo sicuramente chiedere e sensibilizzare la popolazione italiana a donare qualcosina che possa aiutare anche dal punto di vista alimentare le popolazioni ucraine, e in più vorremmo anche sensibilizzare i nostri cittadini affinché questa situazione vada a cessare e finire. E come Coldiretti noi abbiamo anche una collaborazione, stiamo facendo un'iniziativa con le scuole e abbiamo chiesto anche ai bambini appunto di fare un piccolo disegno, fare qualcosina appunto per far capire come la guerra sia una cosa sbagliata e brutta, e devo dire che i bambini sono stati bravissimi a scrivere, a fare dei disegni appunto per dimostrare questo, che la guerra è una cosa sbagliata e che questo deve cessare, deve finire al più presto. Acciaio e ferro come oro, e così l'edilizia rischia di andare KO. A lanciare il grido d'allarme Anci Abruzzo, dopo la pandemia e la burocrazia del superbonus 110%, ora c'è il grosso rischio di nuovo di un blocco dei cantieri. Vediamo. Le dinamiche impazzite dei prezzi di alcune importanti materie prime spaventa da tempo i costruttori edili. Il ferro acciaio tondo per cemento armato a novembre 2021 rispetto a un anno fa, secondo gli ultimi dati del MEPS, manifesta un rincaro del prezzo base del 226,7%. I dati più recenti riferiti al mese di novembre 2021 registrano rispetto al mese precedente un ulteriore aumento dell'11,4%. Se a questi aumenti si aggiungono anche i costi energetici,
energetici esplosi a gennaio e da ultimo aggravati dalla guerra tra Russia ed Ucraina, si comprende perché i lavori siano a rischio, con ricadute devastanti per l'edilizia, da sempre volano per l'economia. Questi andamenti trovano conferma anche nei dati di fonte Siderweb, che tra novembre 2020 e ottobre 2021 indicano per il prezzo base del ferro acciaio tondo per cemento armato un incremento medio del 220%. Per i lavori pubblici, sottolinea il presidente di ANCI Abruzzo Antonio Dintino, stiamo assistendo ad interventi governativi tesi al parziale contenimento degli effetti dovuto all'aumento dei prezzi, con provvedimenti speciali da adottare con compensazioni per i lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 e inerenti ad offerte antecedenti al 1 gennaio 2021, il cui contratto di appalto deve essere in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, e con l'introduzione di un meccanismo revisionale valido per le procedure di gara indette fino al 31 dicembre 2023. A rimanere fuori dalle compensazioni moltissimi lavori aggiudicati con progetti redatti sulla base di prezzari assai distanti da quelli correnti sul mercato e che pertanto in questa fase non possono essere avviate, se non mettendo a rischio l'interesse pubblico per la qualità del prodotto finale e la sopravvivenza delle imprese a causa dei problemi di approvvigionamento e di mantenimento dei margini. In attesa di un meccanismo stabile di revisione dei prezzi da inserire nel codice degli appalti, le imprese lanciano un forte grido di allarme teso a scongiurare il rischio di abbandono dei lavori ed invitano le stazioni appaltanti a voler intervenire nel rispetto del principio di equilibrio contrattuale che deve sussistere a salvaguardia di entrambi i contraenti, senza approfittare della debolezza della controparte. Il messaggio è chiaro, chiude Dintino, senza adeguamento dei prezzi i cantieri non partono. Nell'ambito della 22ª edizione del progetto Il Calendario della Repubblica si è svolto all'Istituto Tecnico Galliani de Sterling di Chieti un secondo appuntamento dedicato alla Costituzione e alla storia d'Italia. Compito della memoria è tenere sempre vivi i principi che hanno ispirato la Costituzione, nata nel 1948. Selenia Secondi. L'Associazione di Cultura e Politica Chieti Nuova 3 Febbraio, in collaborazione con l'Uni3 e con alcune scuole di Chieti, hanno dedicato una giornata di analisi e riflessioni ai principi ispiratori della Costituzione e al compito della memoria come diritto-dovere civile. Con la partecipazione del prefetto di Chieti Armando Forgione e di quello di Pescara Giancarlo Di Vincenzo si sono confrontati presso l'Istituto Tecnico Galliani De Sterlic i suoi studenti con quelli degli istituti Luigi di Savoia, Pomiglio e del liceo scientifico Masci. Il concetto della libertà quanto mai contemporaneo, considerati i venti di guerra che soffiano, ecco, come stanno recependo i ragazzi in questo momento gli eventi? I ragazzi devono essere guidati a quello che è un po' un percorso che adesso il Ministro ha voluto reintrodurre nelle scuole, la sperimentazione di educazione civica, ed è una sperimentazione triennale, dunque questo percorso va a inserirsi in una più ampia rilettura della Costituzione all'interno dei curricoli scolastici. Torna ad animare Montesilvano il trofeo San Sebastiano, attesissimo appuntamento che fonde lo sport alla solidarietà ed organizzato dal gruppo sportivo della Polizia Locale. Il torneo Interforze di Calcio a 5, in programma da domani al Pala Roma, coinvolgerà Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Il trofeo San Sebastiano conclude l'iniziativa Solidarietà e Sport, aperta dalla Befana del Vigile, grazie alla quale sono stati consegnati alla Caritas parrocchiale della Chiesa di Sant'Antonio di Padova oltre 13 quintali di derrate alimentari. Vediamo. Tanta soddisfazione intanto per questa bellissima conferenza stampa alla quale ha partecipato anche Sua Eccellenza il prefetto, e prezzo sempre insomma la presentazione di questo evento, un evento che sposa sia lo sano sport, uno sport che unisce in questo caso tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, ma anche la solidarietà che mai come in questo momento risulta essere davvero molto importante. Quindi due componenti davvero belle, il trofeo peraltro nella sua componente solidaristica non ha avuto fermi, invece per quello che riguarda lo sport c'è tanta soddisfazione perché quest'anno si riprende dopo un anno di stop dovuto al Covid, quindi ci sono tutti i presupposti per la bella manifestazione, ma soprattutto c'è tanta gioia per un evento che riprende in tutta la sua interezza e che
dà un significativo segnale, insomma, quello della sinergia tra le forze dell'ordine e quello legato al grande cuore che hanno i nostri concittadini e cittadini di tutta la provincia. L'importanza era far ripartire questo torneo, perché così riusciamo ad incrementare ancora di più la solidarietà. Il torneo inizia domani, la prima partita alle ore 17 al Palaroma e poi seguirà la seconda partita alle 17:30. Le altre date sono 8 marzo, 15 marzo e poi il 27 marzo, domenica, ci saranno le finali. Servizio che ci introduce alla pagina dello sport, che apriamo col calcio di Serie C. Vincere anche per dimenticare il bruciante capo di Modena. Nel presentare la gara di domani con il Siena all'Adriatico, il tecnico pescarese Gaetano Auteri, pur rispettando i toscani, non si nasconde. Ferrari tornerà al centro dell'attacco dal primo minuto. Ascoltiamolo. Cosa c'è da attenzionare per la gara di domani con il Siena, che è la più grande delusione probabilmente del campionato, però lei ha detto, insomma, stima molto Padalino. Cosa ha portato secondo lei Padalino in questa sua gestione? Ma è una grande delusione, non lo so, ognuno vive, cioè non so dare giudizi su questo. Hanno un organico importante, qui sono all'interno di questo organico, sono dei giocatori importanti che poi hanno giocato poco, non sono espressi. Sanno bene loro i motivi, però è un organico importante. E poi ripeto, è una squadra che ora ha cambiato percorso di lavoro, secondo me, con grande positività, e quindi non ci aspetta una gara semplice. Ora, magari 15 giorni fa sarebbe stato un po' diverso, no? Però ora non è una gara semplice, perché il Siena è una squadra solida, strutturata, con qualità individuali e con capacità anche di giocare. C'è Cernicoi che un pochino ha faticato, vabbè, qualcun altro, ma sono cose abbastanza normali. È la partita che mi aspetto. Incontreremo una squadra che ha buone qualità e che sa palleggiare bene, e per cui se non vogliamo fare passare il tempo facendoli palleggiare, dobbiamo giocare una partita molto aggressiva, essere corti, compatti ed evitare che questo avvenga. E vincere, perché non è che abbiamo altre alternative, poi le partite diminuiscono e queste partite hanno detto quello che dice il campionato, o che ha detto il campionato fino adesso, che tante volte abbiamo raccolto meno di quello che abbiamo seminato in campo. È chiaro che alcune volte abbiamo fatto anche degli errori, altre volte li hanno fatti anche altre sfere, perché insomma l'espulsione di Ferrari a Fermo, espulsione di Drudi, eccetera. Abbiamo giocato qualche volta con qualche giocatore in meno e quindi siamo incappati in alcune decisioni. Però hanno detto che quello che ha detto fino adesso il campionato, che se acquisiamo continuità, questo è un gruppo che esprime coralità, giochiamo da squadra, ecco, e quindi ci sono anche qualità all'interno di questo gruppo, chiaramente. Poi nessuna squadra è perfetta, abbiamo pregi e difetti, ma ci può dare conforto quello che abbiamo fatto. Questo però appartiene al mondo della teoria e delle chiacchiere, il campo è un'altra cosa. Trasferta a Cesena per il Teramo, reduce da una settimana tipo di lavoro dopo il Tour de Force del mese di febbraio, una serie di impegni che ha portato il Diavolo a toccare quota 33 punti, anche se per il difensore biancorosso Pinto 40 punti non saranno sufficienti per la salvezza sicura. Ascoltiamolo. Era una partita molto importante. Era una partita molto importante perché era la quinta in due settimane in cui abbiamo giocato ogni tre giorni praticamente, eravamo un po' stanchi ed era importantissima. Poi con una diretta concorrente, diciamo, per raggiungere l'obiettivo salvezza, è stata una vittoria fondamentale secondo me per il nostro cammino. Secondo me non bastano 40 punti, ne servono di più. Per quanto riguarda l'approccio, nelle partite in cui siamo andati sotto, per degli episodi, non perché magari l'avversario ci ha messo sotto, secondo me. Solo per degli episodi, perché poi l'approccio a Viterbo secondo me era stato giusto.
anche se poi loro giocavano bene, poi il gol fatto dopo un minuto gli ha dato un po' di morale, quindi è tutto poi a Gubbio è uguale, una punizione calciata lì e nessuno la prende, e quando domenica col Grosseto vabbè. Anche lì loro fino a quel punto lì non erano mai state nella nostra metà campo, palla messa in mezzo, gol. Quindi secondo me, come dicevo prima lì, dobbiamo preoccuparci più su di noi e ovviamente studiare gli avversari, perché se noi entriamo in campo convinti, sappiamo quello che dobbiamo fare, col giusto piglio, con la giusta cattiveria, possiamo mettere in difficoltà chiunque. Mi sento bene sia fisicamente che mentalmente, quindi pronto a match finale? Sì, mi sento bene, fortunatamente bene, grazie al lavoro dello staff, mi sento veramente bene. In Serie D, doppio scontro abruzzese nella giornata 23 di campionato. A Nereto e Vasto arrivano Pineto e Notaresco. Gare importanti per il Chieti a Castelfidardo e per il Castelnuovo in casa col Matese. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Due derby abruzzesi nella giornata numero 23 del girone F di Serie D, a Nereto e Vasto. Infatti arrivano rispettivamente Pineto e Notaresco per due scontri determinanti in chiave classifica. In uno stadio Aragona ancora chiuso al pubblico arriva infatti la squadra di Massimo Epifani, reduce dal successo importante ma sofferto nel recupero di mercoledì contro il Porto d'Ascoli. Dopo i 9 risultati utili consecutivi e la sconfitta interna col Matese, dall'altra parte i biancorossi di Fulvio D'Addario hanno dimostrato di non aver perso lo smalto che li aveva contraddistinti nella striscia positiva. La gara di Castelfidardo ne è stata la prova ulteriore. Dall'altra parte rossoblù convalescenti ma ancora agganciati alla speranza spareggi. Ma intanto dobbiamo recuperare perché oggi abbiamo speso tanto. E poi incontriamo una squadra che sta facendo un grande campionato, ha dei giocatori importanti, ne sarà una bella partita sicuramente. E noi dobbiamo portare lo spirito che abbiamo portato oggi in campo anche a Vasto, con la voglia di fare bene come abbiamo fatto oggi. Per arrivare ai playoff? No, adesso dobbiamo, oggi ho detto ragazzi dobbiamo vincere una partita, perché poi quando i campionati prendono una piega strana, innanzitutto dobbiamo arrivare a 41 punti, 42 punti per salvaguardare la Serie D. Poi sicuramente noi abbiamo la qualità non per salvarci, per fare molto meglio. Oggi è una vittoria importante, adesso pensiamo partita dopo partita, ma come l'ho detto 2 mesi fa lo dico oggi, dobbiamo dare continuità ai risultati e vedere poi alla fine dove siamo arrivati. Obiettivo che anche la Vastese, che però in questo momento ha soprattutto la questione stadio a tenere banco. Dopo la possibile riapertura parziale, passo indietro ancora con l'Aragona, di nuovo vuoto, e anche il co-presidente Pietro Scafetta, così come Bolami un paio di settimane fa, annuncia che l'avventura in dirigenza a fine anno per lui può dirsi conclusa. Però il problema serio è che in queste condizioni calcio a Vasto non possiamo farlo più, quindi non da oggi ma già dal giorno che ha parlato Franco Bolami la Vastese Calcio è in vendita, e noi daremo questa società certo non al primo che arriva ma a qualcuno che ha voglia di investire a Vasto, e non per un anno ma per tanti anni. Spero che siano persone che abbiamo anche la facoltà di portare la Vastese Calcio in altri palcoscenici. La Vastese per le ultime 5 gare andrà a giocare in campo neutro ma a porte aperte, con 3 sedi ancora al vaglio: Francavilla, Ortona o Atessa. A Nereto i vibratiani riceveranno la visita di un Pineto sì sconfitto dalla Recanatese, ma dopo una partita durante la quale l'11 di Daniele Amaolo avrebbe meritato decisamente di più. Obiettivi totalmente diversi, visto che invece al Nereto mancano 12 match e 12 punti per agganciare il terz'ultimo posto di stacchi a parte ed evitare la retrocessione diretta in eccellenza. Il Pineto da parte sua è nel gruppone a 35 punti, di cui fanno parte anche Fiuggi, Tolentino e Notaresco, a caccia di un piazzamento tra le prime 5. Siamo preparati bene in settimana per questa sfida nel derby con Nereto, che è una partita difficilissima perché poi si gioca su un campo e non in ottime condizioni, quindi i valori tecnici andranno a farsi benedire, come si dice, quindi occorre tante componenti. Mi auguro che i ragazzi si facciano trovare pronti a interpretare la partita secondo le problematiche che troveremo di fronte. È chiaro, abbiamo visto già con l'altro casertano partite facili, scontate non ci sono in questa categoria. Il Nereto sicuramente
sicuramente vorrà fare una grande partita. È una squadra viva perché al di là della sconfitta di domenica scorsa a San Benedetto veniva da tre risultati positivi, quindi si vuole giocare le proprie chance fino all'ultimo e noi d'altronde giocheremo per il nostro obiettivo, cercare ecco, di ripartire. Entrambe le squadre cercheranno di trovare i tre punti e mi auguro che noi ci facciamo trovare pronti per questo obiettivo. Un punto più sotto a quota 34 il Chieti in striscia aperta dei risultati utili. Il pareggio con il Vasto Girardi all'Angelini non sembra aver intaccato il morale dei neroverdi di Alessandro Lucarelli, che stanno correndo e che a questo punto, con la salvezza praticamente quasi in cassaforte, possono pensare anche ai playoff. Davanti si troveranno un Castelfidardo che invece, dopo l'inizio promettente, è scivolato via via nelle posizioni meno nobili della graduatoria e ora condividono con il Castelnuovo il terzo ultimo posto. Castelnuovo anch'esso reduce dal recupero di campionato di mercoledì, solo con un esito diverso rispetto al notaresco. 2-1 rimediato a Fano e situazione davvero complicata di classifica, vista l'assenza di Bubalo, espulso al Mancini, squalificato per 2 giornate dal giudice sportivo. Di Fabio deve trovare una punta centrale per sostituirlo, ballottaggio tra Colì, Favorito e Sparvoli. La gara interna col Matese è un crocevia determinante per provare ad evitare i play-out. L'unico modo per farlo è trovare i 3 punti? Ma nella situazione attuale non sarà affatto semplice. Il nostro telegiornale termina qui. Prossimi appuntamenti con l'informazione alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci visto e buona giornata.